30 luglio 1919. Nasce a Genova Carlo Mazzarella, compagno di classe di Vittorio Gassman e di Luigi Squarzina all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica. Inizia la sua carriera da attore, ma passa presto al giornalismo e alla conduzione televisiva in Rai, realizzando importanti reportage dall'Estremo Oriente e dagli USA e inchieste con cui ottiene diversi riconoscimenti e premi. Nella breve carriera cinematografica ha recitato in Riso amaro di Giuseppe De Santis, Luci del varietà di Lattuada e Fellini e in Totò a colori di Steno. Muore a Roma il 7 marzo 1993. Buongiorno Moravia. Moravia, salendo qui da lei ci siamo domandati perché lei non abbia pensato ancora di riunire in un volume tutti gli scritti dei suoi viaggi, cioè il viaggio in Giappone, negli Stati Uniti, in Messico, in Inghilterra, in Russia. Buongiorno Sofia, auguri per la televisione. Lento, momento. Auguri. Anche noi seguiremo la sua giornata qui accanto, tutto quello che farà un'attrice per 24 ore. Grazie. È vero che è arrivata con 40 cappelli? Cosa me ne farei di 40 cappelli? Non è vero? No. La compagnia di Gino Cervi sta provando Serata di Gala, l'ultima commedia di Federico Zardi, che va in scena sabato al Teatro Eliseo. Mi hanno messo a disposizione tutte le donne d'America. Accidenti, tu cosa hai detto? Columbian Picture is very important. Ho capito. E mi ha messo a disposizione tutte le star americane e tutte le donne d'America. Queste sono le domande che ti fa la radio americana. La radio americana mi ha detto, dice, ti piacciono le donne? A noi, Mazzarelli. Dice, ti piacciono le donne? Ma che domande fanno? Vai. Ti lascio. Abbiamo visto mille volte Carlo Mazzarella, giornalista, documentarista, uomo di cultura, intervistare i personaggi più disparati, dal cinema al teatro, dalla letteratura alla pittura romana. In questo vecchio documentario ripercorre con Aldo Palazzeschi gli itinerari del suo celebre romanzo, Roma. Eccolo passeggiare col pittore Mario Maffai nei luoghi della sua ispirazione. Ed ancora con Antonello Trombadori mentre visita, in un recente servizio di Gulliver, i santuari della cultura romana dell'immediato dopoguerra. Oggi abbiamo avuto per una volta la curiosità di conoscere la sua Roma. Ecco qua, i tetti di Roma, il cielo di Roma, la luce di Roma, tutte cose di cui non me ne importa assolutamente niente. Anzi, tutte cose che francamente, vi devo dire, ho sentito sempre, sempre lontane e nemiche. Voi direte, come mai in un programma di Roma lei dice così, parla così di Roma? Lo faccio proprio per un senso di stima per il pubblico, perché penso che il pubblico deve accettare anche una realtà, anche dei giudizi che possono essere negativi. Beh, Roma, voi direte subito, quando sentite questi giudizi negativi, voi direte, lei parla di una Roma che non è più la Roma di Romani, la Roma di una volta, la Roma fatta della gente che era nata a Roma. Roma si è così imbarbarita. E anche questo non è vero. Roma è stata sempre così. Roma è stata sempre terribile e dura. Pensate quando a Roma c'erano soltanto i Romani. E cosa è successo? Che Romolo ha ammazzato Remo. Nella Roma degli antichi Romani, i Romani che avevano la possibilità fuggivano da questa peste di clima malarica che era Roma. Basti pensare a Tiberio, che ha governato l'impero romano 12 anni da Capri, pur di non stare a Roma. Ma a Roma, intendiamoci, a Roma ci sono le mie radici. In che senso? Roma è la città in cui ho passato la giovinezza, in cui ho conosciuto qualche amico che non è romano, ma che comunque vive a Roma. La città dove ha vissuto mio padre e mia madre, la città dove ci sono state tante incontri, tante esperienze. Ed ecco perché forse dopo una certa età, dopo tanti anni, bisognerebbe lasciare la città dove si è vissuto per tanto tempo. Ogni strada, ormai, ogni angolo è un ricordo spesso doloroso di una ragazza amata quando ero giovane che non c'è più, oppure di un caro amico scomparso. Di amici scomparsi ne sono tanti purtroppo ormai in questa città per me. Basti pensare a Ennio Flaiano, lo scrittore Ennio Flaiano che è stato per me un fratello maggiore. Basti pensare a Mario Pannunzio,
a Mario Mafai, che mi onorava della sua amicizia. Beh, tutta gente scomparsa. Ma a parte tutta questa gente scomparsa, hai ancora degli amici a Roma? Amici? Beh, per il mio lavoro così. Parte dell'anno vivo in America, ma amici sì. Due soltanto sono rimasti. Vittorio Gasman, amico d'infanzia, amico di scuola. Facciamo vite diverse, ma ogni tanto ci vediamo. E un romano, sì, Alberto Sotti, che conosco da tanti anni. E spesso ci vediamo, usciamo, andiamo a mangiare in qualche trattoria romana con Piero Piccioni, è tutto qui. Ma vedi, parlando per concludere questa trasmissione, voi direte perché quest'odio per Roma, è giusto odiare così questa città? Beh, come ho detto, sì, l'ho fatto per mettere un po' di pepe, ma poi pensate anche a questo. Voi l'avete capito benissimo, che in fondo l'odio è un'altra faccia dell'amore. È arrivato a Roma William Wyler, il regista della signora Miniver, dei migliori anni della nostra vita, di Vacanze Romane. Wyler è qui per dirigere il film Ben-Hur, che da tenderlo c'è Mr. Armstrong, che sarà il protagonista del film. William Wyler è nato in Alsazia, in Francia. E il fatto che un regista come Wyler, cioè un regista che fino adesso ci ha dato dei film a carattere psicologico e intimista, faccia un film come Ben-Hur, ci fa pensare che non sarà soltanto un film colossale, ma forse qualche cosa di più. On l'espère toujours. Va être un film, un spettacolo, e puis nous espérons aussi en même temps un très bon film. Aston, il Mosè dei Dieci Comandamenti, sarà il protagonista, appunto, sarà Ben-Hur. Well, I can only say that although this is my first film for Metro, I have worked for William Wyler before, and I have been in Rome before. And with those circumstances together, I look forward to one of the most exciting pictures I've ever made. I hope so. Nei miei film, io ho sempre messo come eroe il piccolo borghese, l'uomo medio, così il grande pubblico si può identificare nell'eroe, nel protagonista, e può pensare che la paura che sente il protagonista, l'emozione del protagonista, sono le sue. Il regista Hitchcock è passato per Milano e subito, naturalmente, ha voluto visitare la Scala e il museo della Scala. Abbiamo seguito Hitchcock e davvero ci sembrava di seguire uno dei suoi personaggi. Hitchcock, oltre che un grande regista, è anche un grande attore. Chissà, forse stava inventando un nuovo personaggio. L'ultimo film di Hitchcock si titola Il sipario strappato ed ecco che Hitchcock si è messo a passeggiare adesso di fronte al grande sipario della Scala. Forse sta già pensando ad un altro film, un film che potrebbe anche intitolarsi, chissà, proprio Il sipario della Scala. Ma lasciamo il grande regista solo, lasciamolo sbizzarrire nella solitudine della grande platea della Scala, chissà. Forse stanno così nascendo le idee del prossimo film. Dopo la Scala, Hitchcock è andato a vedere il Castello Sforzesco ed è entrato nella grande sala delle armature antiche. Signor Hitchcock, lei appare in tutti i suoi film. In tutti i suoi film vediamo Hitchcock in scena, ma soprattutto lo vediamo all'inizio del film. Perché lei appare? Perché sempre all'inizio del film. Well, it started many years ago. Questa storia è cominciata nel 26, quando non avevamo molti attori. E così noi facevamo delle piccole parti, ma naturalmente ho voluto fare soltanto delle piccole parti. E adesso io entro nei film soltanto all'inizio, perché ormai tanto il pubblico sa che ci devo entrare, quindi è meglio che mi veda subito, sennò mi aspetta e perde poi interesse al resto della storia. Ok. Mr. Bergman, about your stay in Rome. Signor Bergman, questa è la prima vacanza della sua vita dopo tanto tempo, è vero?
Sì, sono esattamente 20 anni che non prendevo una vacanza. Perché per lei era sempre molto difficile lasciare la Svezia. Sì, è vero, ma soprattutto sono rimasto chiuso nel mio mondo, che era soprattutto quello del teatro, perché prima di fare il regista al cinema ho lavorato moltissimo in teatro e ogni anno ho messo su 3 spettacoli e quindi sono rimasto sempre chiuso là dentro, ma adesso è ora così di uscire fuori. Dimmi, Mr. Bergman. Signor Bergman, questi giorni lei girando per Roma, guardando, vedendo, chissà, forse avrà trovato tanti spunti, tante idee per un film. Veramente l'artista trova sempre qualche cosa, perché l'artista deve stare sempre attento a quello che vede, attento a quello che accade attorno a lui. E certamente io ho avuto, registrato qui molte impressioni, molte idee, e forse non ne farò un film, ma molte di queste idee andranno in qualche mio film. Ma soprattutto mi ha colpito questo episodio. Un giorno in San Pietro ho visto una famiglia, un padre, una madre, un bambino, e stavano litigando fra loro. E a un certo punto si è aperta la finestra e si è affacciato il Papa, e allora subito questa famiglia si è ricomposta e ho visto che cambiare la loro espressione, anche dopo, quando si chiuse quella finestra. Tutto questo, questo cambiamento in questa famiglia ha destato in me una grande impressione. E chissà che questo non possa essere già uno spunto per l'inizio o per la storia di un film. Thank you very much, Mr. Bergman. Ferronga è ancora uno dei pochi posti tranquilli rimasti ed è qui che è venuto a villeggiare Raffa Vallone dopo 2 anni di intensissimo lavoro. Come sapete, Vallone ha recitato in Francia, a Parigi, al Teatro Antoine, la tragedia di Miller, Una vista dal ponte. Vallone ha recitato in francese e di questa esperienza parigina vorremmo sapere qualche cosa da Vallone, per questo siamo venuti a trovarlo. Ciao Vallone. Ciao. Allora Vallone, la prima cosa a cui si pensa pensando alla tua fatica parigina è stata quella della lingua. Sicuramente hai dovuto superare delle grandi difficoltà recitando in una lingua non tua, recitando in francese, vero? Beh, la mia prima, l'impressione, diciamo, che più ricordo è un'impressione di paura, anzi direi di terrore. Devo confessare una cosa, che io ho conosciuto la paura, ma il terrore, il vero terrore, quello che fa battere i denti, non l'avevo mai conosciuto. L'ho conosciuto prima della prova generale. La paura invece mi ha accompagnato, è stato un leitmotiv che mi ha accompagnato per tutta la mia preparazione. Naturalmente lavorando un anno in Francia avrei avuto modo di conoscere molte persone del mondo teatrale, del mondo culturale, letterario. Qual è stata quella che ti ha colpito di più? Quello che, diciamo, più mi ha colpito da un punto di vista sia intellettuale che sentimentale è stato l'incontro con Anouilh, che considero uno dei più grandi commediografi della nostra epoca. Poi quello con Camus, quello con Achard, un uomo di uno spirito inesauribile. E adesso tornerai a continuare la tournée in Francia? Sì, primi di gennaio, dopo i primi di gennaio partirò in tournée per la Francia, Svizzera, Olanda, Belgio, Germania e Spagna. Siamo stati invitati anche a Mosca, ma non ho il tempo libero per questo. E poi invece a novembre farò a Parigi, sempre a Parigi, contemporaneamente alla pièce, e questo sarà un lavoro molto duro, un film con Laszlo Benedek, il regista che ha fatto il film con Marlon Brando, Il Selvaggio. Poi c'è il progetto dell'Otello. L'Otello, quello è una cosa da far tremare le vene ai polsi. Sì, sono stato Peter Brook, il regista della Vista dal Ponte, e mi ha offerto il ruolo di Otello, forse al Teatro Antoine. Simone Berrios sarebbe stata felicissima di poter ospitare la tragedia di Shakespeare. Non si sa se la capacità del Teatro Antoine aderiscono a quelle che sono delle esigenze di scenografia dell'opera di Shakespeare. Fra tutte queste difficoltà, fra tutti questi progetti, un po' sacrificata è mia moglie. Anzi, durante la preparazione di Vista dal Ponte mi avevano proibito di parlare italiano per abituarmi a pensare in francese. Io sono riuscito anche a pensare in francese, ma ho dovuto fare un'eccezione, anzi sono felice di averla fatta, cioè di pensare in italiano a mia moglie.